ragazzi, in questa nuova puntata di Retro Spot. La trascuriamo un po' Retro Spot, ma poi torna. Poi torna, c'è sempre ogni tanto. C'è sempre. Questa volta le pubblicità sono tipo dei Power Ranger, in tandem giapponesi. Io che brutto. Mio Dio. Quello stava cagando. È disadattato. No, scusate, ma quello di prima stava, il Power Ranger blu stava cagando? Sì, probabilmente. Ma che se bevono? Non lo so. Raga, ma che so, Power Rangers in un universo dove sono disadattati. I supplì se bevono. Perché? Non lo so, si bevono i supplì. Questo è il latte de non lo so. Che? Oh mio Dio! C'è il formaggio col pepe! Oh mio Dio! Ma quello sembra un po' uno stronzetto, dico, quello marrone. Guarda. È uno stronzo. No, beccate un po' di piscio, un po' di merda, un po' di piscio. È Mr. Hanky. Piscio e merda. È vero, quello è piscio e cacca. Ecco cacca. Ecco piscio. Queste sono le avventure di cacca. Piscio e cacca. Deve essere buono sto brodo. Jelly bean, jelly bean. Cosa sono? Sono... Oh, perdono le mutande. Sei emozionato. Sono le mutande di jelly bean. No, raga, mi stanno a far panicare. Sto perdendo le mutande. Ma che servono? Sono dei cellulari profumati. Al sapore di Jelly Belly. Jelly Bean, guarda, ti morto via le mutande. Sta sì. Nel culo, le mutande. No, raga, sta pubblicità. È malata sta pubblicità, no? Di brutto. Gente che si leva le mutande. Jelly Beans. Levatemi le mutande. Asian. Però prepotentemente. Oddio, che cos'è quella cosa? Oddio, raga, è inquietante. Che cazzo stanno a fare? Ma ci sta attaccato. La testa rimane sempre ferma. Guarda, Photoshop. La testa rimane sempre là, raga, vi giuro, inquietante. Ma non scendete così le scale, è pericoloso. Ma come è fluida? Pulisce per terra col culo. Posseduti dal demonio. Che sta succedendo? Non capisco. Perché devi prendere il latte così? Il latte, sì. Gli scarafazzi. Beh, è molto convinta la signora. Ma fate schifo. Ma che so, tipo escono da Dragon Ball questi, cioè, fammi capire. Spritzed. No, hanno dei problemi in Giappone. Sì. Ma perché fanno i balletti? No, ma senti cosa, come cioè... pompa la musica sotto. No, raga, mi stanno assendendo. Voi perché non mi potete vedere, ma sto swaggando, ragazzi. Nexon. Perché? Oddio! Compro sicuro! Ci piace. Ne voglio due! Vedi, raga, ma avete capito di che si sta a parlare? Oh, il Tales Weaver, un gioco penso sia. Due! Cocco Boy! Ma questo è l'ovetto Kinder dei... No, sono tipo le palline al cioccolato ricoperte, con all'interno... Ma che faccia fa quello? Prego! Mi ricorda Spaghetti, non so. Tipo tutto un tratto diventa serio. Però mi piacciono queste mie magnetiche. Ma di brutto. Ecco, questo ma è un chimica da Dunga. Dei cucchiaini questi. Oddio, che cosa. Oh mio Dio, ma quello è l'uomo cucchiaio. Perché però mi spieghi sinceramente che è pubblicità di che cosa questo? Cioè dei cucchiaini. Oddio, di nuovo il cane. Ancora il cane. Ancora. Cane coi capelli. Consume panci. Giocamo. Ma vaffanculo. Bello sto cane. La chino. Oddio, era. Regà. Mi sbaglio. Era imbalsamato quel cane. È imbalsamato. C'ha un paletto nel sedere. Mi sa tanto. È imbalsamato il cane. Cioè, veramente. Che carino, però, sto cane. No, è. Viva. È fottutamente malato. Non sì, è di brutto. Oddio, questa best pubblicità è con Tommy Lee Jones. OMG. E lui è il professore più cazzuto di sempre. Oddio, gli ha fatto la striscia. Lui è sbattuto. Ma veramente pazzissimo. Ma poi che ce fa in Giappone? Me l'hanno pagato per fare questa pubblicità del caffè del maschio vero in lattina. Boss. È troppo bello, ne voglio uno. Boss Coffee. Rainbow Mountain. Avete presente quell'immagine che gira su Facebook dell'uomo giapponese che lo truccano e diventa una donna gnocca? È questo? Sì, no, è proprio questo. Cioè, è un uomo questo? No, sul serio, è un uomo. È un uomo, se avete visto l'immagine di... Vabbè, mo so. Allora, se moglie sta a tirare tutto, mo vi ha pisellato il cane. Cioè, oddio! Oh mio Dio! È vero. No, e su Facebook gira st'immagine dove c'è lui mentre lo truccano.
per farlo diventare come era prima. Ma veramente sì, sì, diventava così. Oddio, no, questa... raga, io... Che cazzo hai, che cos'è? Bombastic, Mr. Bombastic. Però ci assomiglia un po'. Mr. Loba Loba. Mr. Loba Loba. Oh, yeah, girl. Ma raga, è un'impressione mia o sono malati dei spaghetti? Non sono spaghetti, sono noodles. Sono noodles. Sono noodles, vabbè, raga. Non mi sono noodles, che noodles. Oh, vabbè, insomma. Oh, cazzo, ma tu, no, tu non hai idea di quanta voglia di noodles mi è venuta. Oh, Outrun! Hai voglia di nudo. Perché c'è Outrun che è? Non capisco. Così, ne siamo tornati a una cucina del gioco. Non capisco. Outrun! Outrun! Fammi una sega! quello... Non lo so. Che gira? Ah, ok. Boh, non lo so. No. Lui non si muove, però. Sta impallato. Se lo vedo per presto, pure questo. Che cazzo stanno a fare? Ma, adesso... Ma lui sta a giocare, vedi? È un pro. Cioè, lui invece di fare palestra fa... i tricks. Beh, è una persona... un nerd in palestra. Whatever, whatever, ragazzo, whatever. Yes. Ah, la prossima è fighissima, questa è bellissima. Il mondo PlayStation può essere terribilmente pericoloso per i golfisti. Veramente. Se vogliono sopravvivere devono affrontare la minaccia silenzio, dei loro raga, predatori, come le porno star. Come le porno star. Che me stai io? Che porca. Dove vanno? Poveri golfisti! Oh mio Dio! Un golfista da solo non può farcela contro tre femmine in agguato. Sì, sì, tre femmine, vai. Festeggiano uno scampato pericolo. Così è la vita. Nel mondo. Ti giuro, voglio andare in Africa a farmi divorare dalle porno star. Io pure voglio. Comunque, io pure. Pure io, cliccate mi piace alla nostra pagina. Iscrivetevi al canale, guardate un altro nostro video o ballate come questo tizio con i baffissimi bellissimi. Ci vediamo alla prossima puntata di Retro Random o domenica con Retro Spot. Bella per voi. Fottissimo, fottissimo. Non si mette mai a ballare così.